Nuova in Abruzzo sta proseguendo il suo cammino, il suo radicamento. Se penso a territori dove oltretutto Forza Nuova ha i suoi consiglieri, un vasto seguito popolare, penso ad Atessa con il nostro consigliere Marco Longo che è stato artefice di importanti cambiamenti per la cittadinanza ed è oggi punto di riferimento di un'opposizione intelligente e costruttiva con oltre il 10% dei voti nella sua città. Noi pensiamo che in tutto questo territorio della provincia di Chieti, della provincia dell'Aquila, con le presenze importanti di Forza Nuova nella provincia di Teramo, dove ci siamo esposti in una lotta contro la criminalità, le agguerrite comunità Rom, se pensiamo a questa presenza di Forza Nuova, pensiamo che Forza Nuova possa rivestire un ruolo di forza aggregatrice, di forza di opposizione di cui gli abruzzesi hanno bisogno, se pensiamo anche agli scandali enormi che hanno colpito la sanità e che hanno dato l'idea di un'amministrazione o di una serie di amministrazioni sia di centrodestra che di centrosinistra assolutamente avvolta nel malaffare. Facci largo siamo noi a sorridere al tuo sogno.